passaggio storico, Presidente. Beh, sì, il tema dei fondi di Torrette, ovvero il fatto che i lavoratori di Torrette, che fossero dirigenza medica o comparto, rispetto alle altre aziende, avevano un risultato, diciamo, inferiore in termini economici. E questa disparità ha anche una contraddizione, pensando al ruolo di Torrette, che è un ruolo di grande importanza nel sistema sanitario regionale, perché è proprio il centro, il mozzo della ruota in rapporto al resto. Ci sono le attività di più alto livello e complessità, assolve funzioni che solo Torrette fa per tutta la regione, e l'ospedale è punto di riferimento regionale. Quindi questa contraddizione oggi fa un passaggio epocale, grazie al lavoro della struttura, dei servizi regionali. Si sono trovate le condizioni, cosa non banale, di rideterminare il fondo e alzare queste quote. Quindi poter pagare, diciamo, i lavoratori dipendenti di Torrette come nelle altre aziende. Una volta ridefinito il fondo, oltretutto è la base per gli anni successivi, cioè una volta ridefinito questo importo, da lì in avanti si fa riferimento a questa nuova base. Quindi è un'importanza non solo in sé per l'anno, due, tre, quelli che si recuperano, ma perché crea un nuovo punto di partenza per i prossimi anni. Si mette fine quindi a una disparità, credo, facendo una scelta che va nella logica e nella coerenza, dando una risposta all'attenzione che tutti i dipendenti di Torrette ci avevano chiesto.